Lo so, l'ho già detto, lo ridico ora e sicuramente lo ridirò in futuro. La differenza tra barboni e barbuti è definita dalla cura che abbiamo della nostra barba. La barba, se non curata, diventa ispida, disordinata, sporca, insomma, ha sicuramente un brutto aspetto. Occorre quindi curarla con attenzione e soprattutto con regolarità. Ci sono tanti modi per colare la propria barba, per rifinirla, per scolpirla, ma la scelta più importante, la cosa più importante è capire lo stile della barba che vogliamo. Definito quello, potremo di conseguenza definire le altre scelte. E la scelta successiva è un'altra scelta di grande importanza. Ci troviamo infatti di fronte a un bivio. Un bivio che, se prendiamo la strada sbagliata, può portare a delle cocenti delusioni. Quale? Ne parliamo dopo la sigla. La prima grande domanda a cui infatti dobbiamo rispondere è: vogliamo affidarci ad un professionista o preferiamo fare da soli? La prima scelta, cioè quella di affidarsi ad un professionista, è sicuramente la scelta migliore, quella che io personalmente preferisco. Però è anche vero che alla lunga è molto costosa. Non tutti se la sentono di andare frequentemente dal barbiere per rifarsi la barba. E poi non dimenticate, dobbiamo trovare il professionista giusto, perché mica tutti sanno tagliare, scolpire, curare la barba come si deve. Per questi motivi alcuni scelgono il fai da te, una scelta sicuramente rischiosa, non è affatto facile curarsi in maniera decente la barba, però in effetti alla lunga è molto economica. In questa puntata parliamo proprio di questa scelta. Supponiamo che vogliate partire da zero, avete scelto di farvi crescere la barba e volete cercare di farla crescere nel migliore dei modi e soprattutto curarla, scolpirla nel migliore dei modi. Il primo step è quello più facile, consiste nel lasciar crescere liberamente la barba per qualche settimana, per almeno un paio di settimane. Ovviamente il tempo di crescita dipende da persona a persona. In questa prima fase dobbiamo avere tanta pazienza perché all'inizio la barba ci pruderà. Può essere utile in questa fase, per ridurre il prurito, ma anche per ammorbidire la barba e per renderla profumata, l'applicazione di specifici balsami per barba. Per l'olio ancora presto. Dopo un paio di settimane arriva il fatidico momento di definirne la forma. È qui infatti che dobbiamo avere le idee ben chiare. Come la volete la barba? Classica e rifinita? Oppure volete un semplice pizzetto? Oppure volete la barba alla Italo Balbo? Oppure la barba integrale? Dovete quindi avere le idee ben chiare. Poi vi armate di un rasoio, possibilmente di estrema precisione, e letteralmente andate a disegnare la forma della vostra barba. Questo passaggio è importantissimo perché in futuro solo parzialmente potrete correggerne la forma. E siamo appena all'inizio. D'ora in poi la frequenza delle rasature sarà costante e regolare, non dico quotidianamente, ma almeno ogni 2-3 giorni, per mantenere quella forma e per lasciare quindi sviluppare la barba nel modo che vogliamo. Durante questo periodo, per rendere la barba più morbida e profumata, possiamo continuare ad applicare quei balsami per barba. Andiamo avanti così per ancora qualche mese. Dopo circa un paio di mesi raggiungiamo un altro punto critico. È arrivato infatti il momento di tagliare la barba, o meglio di scolpirla secondo le proprie esigenze. Un po' come uno scultore al suo blocco di pietra, in questo caso la nostra barba che è cresciuta più o meno uniformemente, l'artista deve andare a scolpirla. Ecco che questo è uno dei punti più critici, ma anche più belli, ma anche più emozionanti, perché andiamo veramente a dare la forma alla nostra barba. E badate bene, questa è un'operazione niente affatto banale, è per questo che io consiglio sempre di affidarvi a un bravo professionista. Ma siamo testardi, vogliamo fare da soli. Lo scalpello del barbuto in questo caso è il regola barba. Di regola barba sul mercato ce ne sono tanti, tantissimi, di
tanti tipi di tante marche. In questa puntata in particolare mi vedrete utilizzare un modello della Wahl, una marca storica di cui la Uragme mi ha gentilmente omaggiato e che ringrazio. Comunque questo non è un video sponsorizzato e quindi non voglio orientarvi verso quella marca, anzi in descrizione troverete una mia personale selezione di varie marche, di vari modelli, compreso ovviamente quelli della Wahl, che reputo interessanti e che reputo insomma abbiano un buon rapporto qualità-prezzo. Ma andiamo avanti, utilizzare correttamente un regola barba non è un'operazione affatto banale. Non si può semplicemente impostare un'unica lunghezza e poi tagliare così in maniera indiscriminata tutta la barba. No, il risultato non sarebbe soddisfacente. Se si vuole infatti un effetto scolpito, dovremo tagliare a differenti lunghezze le varie zone della barba e, se possibile, sfumarle. Per fare questo occorrerà quindi regolare di volta in volta il nostro strumento per ottenere la lunghezza desiderata. Ad esempio, per quanto mi riguarda, io preferisco alleggerire i lati della barba e lasciare invece più lunga, un po' più lunga, la parte apicale, il pizzo, per dare quello che gli anglosassoni chiamano il cosiddetto effetto ducktail, cioè coda d'anatra. Passaggio critico è quello dei baffi. Se li volete corti, il gioco è molto semplice, basta utilizzare il rifinitore di precisione di cui la maggior parte dei regola barba sono dotati e quindi andare a tagliarli lungo la linea del labbro superiore. Molto semplice. Ma se invece ambite a crearvi dei mustacchi d'altri tempi, beh, ci vuole tanta pazienza e tanto tempo. Per i mustacchi si aprono un po' due strade. C'è infatti chi preferisce tagliarli sopra il labbro e lasciarli allungare lateralmente. Però chi desidera i mustacchi folti e appariscenti, belli, voluminosi, deve lasciarli crescere. Nei primi mesi infatti i baffi saranno bruttissimi e ci daranno un fastidio tremendo mentre mangiamo. Pochi riescono a superare questa fase difficile. Se però resistiamo per diversi mesi, il pelo del baffo, il baffo si allunga, ecco che piano piano riusciamo a fargli prendere la forma e si trasformano piano piano in quei mustacchi così belli, così d'antan, così aristocratici. In questo caso, per chi ambisce a crearsi questi mustacchi d'altri tempi, secondo me sono imprescindibili, almeno per me, sono imprescindibili le cere per baffi. Ne sto provando differenti e ancora non sono riuscito a trovare quella perfetta per me. In ogni caso, attraverso questi prodotti, magari con l'aiuto di un piccolo pettine, riuscirete a dare la forma desiderata ai vostri bei baffoni. Per chi mi segue già da tempo, si ricorderà probabilmente che in passato, lo scorso inverno, ho portato questi baffi lunghi fino all'estate, poi ho ceduto, mi davano noia quando facevo il bagno, eccetera, quindi li ho tagliati. Ora sto riprovando a farli crescere, sono molto motivato, devo dire la verità, voglio andare avanti, ora sono nella fase più critica, più difficile. Questi argomenti della cura della barba, degli stili, di come scolpirla, della cura dei baffi, di come farli crescere, si potrebbe andare avanti a parlare per ore e potremmo in effetti dedicarci diverse puntate. Per il momento mi fermo qui perché voglio sapere anche voi cosa ne pensate di questo argomento. Vi anticipo però che ho un programma, se tutto va bene, ora vedremo se riesco a organizzarla,
una puntata in trasferta in una barberia ad hoc e vi voglio far vedere proprio come lavora un vero professionista. Insomma, chi vivrà, vedrà. Io per il momento vi ringrazio tanto per avermi seguito in questa puntata. Guardate i prodotti in descrizione perché, insomma, ho selezionato quelli che io reputo utili per chi vuole farsi crescere la barba e i baffi. E, come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!